Non solo Ferrara, ma anche Copparo ed Argenta sono i comuni della provincia che hanno tenuto alta l'attenzione sui ballottaggi, il cui esito non è stato univoco. A Copparo, per la prima volta a vincere, è stato il centrodestra, il cui candidato Fabrizio Pagnoni ha superato l'esponente di centrosinistra Diego Farina col 56,43% contro il 43,57% del secondo. Innanzitutto una sensazione bellissima perché è comunque un sogno che si realizza, a cui abbiamo creduto tanto prima e durante la campagna elettorale. Quindi siamo stati molto contenti che alla fine gli elettori copparesi abbiano optato per la nostra parte. Sulla macchina amministrativa comunale e in più in generale sui provvedimenti da prendere all'inizio, abbiamo detto per tutta la campagna lo faremo. Il problema maggiore per quello che ci riguarda è la mancanza in questo momento della crescita del territorio che deve passare per la creazione di nuovi posti di lavoro e l'attrazione di nuove attività economiche sul territorio. Quindi in questi giorni siamo impegnati a smaltire gli adempimenti burocratici legati al perfezionamento dell'elezione del sindaco, ma alla nomina dei consiglieri comunali e poi subito pancia a terra a lavorare alla squadra di governo, alla giunta, in modo tale da diventare operativi nel minor tempo possibile, appunto per iniziare a poter prendere dei provvedimenti, perché naturalmente prima si prendono i provvedimenti in sede degli investimenti, prima arriveranno i risultati che noi tutti auspichiamo. Argenta vede invece la conferma del centro-sinistra, grazie ad Andrea Baldini, ex vice sindaco ed ora neo primo cittadino, con uno scarto di soli 35 voti sul candidato del centrodestra, Ottavio Curtarello. Sì, è stata una vittoria emozionante, difficile e sudata. Non era scontato il risultato affatto, abbiamo trovato un avversario ostico, però c'è stato il lavoro di un gruppo di persone fantastiche che ci ha consentito di arrivare qualche voto davanti e di poter amministrare il comune per i prossimi 5 anni. Io penso di poter proseguire l'azione amministrativa iniziata 10 anni fa da Antonio Fiorentini, col quale ho lavorato a stretto contatto, garantendo il massimo impegno e il massimo ascolto. So che nei prossimi 5 anni ci saranno delle decisioni importanti da prendere sul nostro territorio, ma ho la consapevolezza di come funziona la macchina amministrativa e penso che grazie al lavoro delle persone che ho vicino si potrà fare un buon risultato. Nella stretta di mano di ieri sera, quando sono andato a complimentarmi con Curtarello per la bella gara che ha saputo dare, gli ho detto che la mia porta è aperta, da questa mattina l'avrei aspettato e quando vorrà confrontarsi sarò pronto. Credo che non sia possibile in nessuna parte d'Italia amministrare per una parte, bisogna amministrare per tutti e intendo essere sindaco di tutti.